Mare Fuori ha ottenuto tantissimo successo sulla Rai e su Netflix, ma anche sul nostro canale. Dopo aver realizzato i video 10 errori che non hai notato in Mare Fuori, le 5 location più belle di Mare Fuori e 7 cose che non sai su Mare Fuori, abbiamo deciso di realizzare un altro video, anche in base ai risultati del sondaggio che abbiamo posto sul nostro canale. Uno dei punti di forza di Mare Fuori sono sicuramente gli attori, a cui è facile affezionarsi. E se sei un fan delle serie televisive italiane, probabilmente conosci sia Mare Fuori che Gomorra. Due delle produzioni più interessanti e coinvolgenti degli ultimi anni. E se sei curioso di scoprire quali attori hanno avuto la fortuna di recitare in entrambe le serie, sei nel posto giusto. In questo video vi parleremo degli 8 attori di Mare Fuori che hanno recitato anche in Gomorra. Benvenuti su Lussorich, il canale dove la crescita personale e la curiosità incontrano l'intrattenimento. Scoprirete con noi tanti argomenti interessanti e utili che vi aiuteranno a migliorare la vostra vita ed arricchire la vostra cultura. Siamo qui per ispirarvi, motivarvi e farvi divertire. Quindi iscrivetevi al canale e lasciatevi sorprendere. Numero 1. Antonio Orefice. Antonio Orefice, noto anche come Totò nella serie TV Mare Fuori, è un attore che ha recitato in diversi ruoli nel passato recente. In particolare è uno dei diversi attori che hanno lavorato in entrambe le serie televisive napoletane di successo, Gomorra e Mare Fuori. In Gomorra, nella prima stagione, Orefice interpretava il ruolo di Bruno, amico di Danielino. Antonio Orefice è un giovane attore napoletano nato nel 1997, conosciuto per aver recitato in diverse produzioni televisive e cinematografiche. Ovviamente è noto a tutti per aver interpretato il personaggio di Totò in Mare Fuori. Bruno, in Gomorra, è un amico di Danielino, che appare durante la prima stagione. Danielino viene ucciso e Bruno si rifugia in Francia. Numero 2. Emanuele Vicorito. Egli dà vita al personaggio di Enzo Di Salvo, fratello di Carmine, il protagonista della serie. Ma è soprattutto con Gomorra che Emanuele Vicorito ha ottenuto un grande successo, attraverso il suo personaggio O-Pop. La bravura di Vicorito è stata messa in luce anche in altre produzioni televisive, molte delle quali ambientate nella sua città natale, Napoli. È apparso in Un posto a sole, La squadra, e ha interpretato personaggi dalle sfaccettature complesse, capaci di far emergere la bellezza e la difficoltà di vivere nella metropoli partenopea. Numero 3. Vincenzo Pirozzi. Vincenzo Pirozzi si è distinto in Mare Fuori dando vita al personaggio di Antonio Valletta, ma la sua carriera è costellata di molte altre interpretazioni di grande impatto. Ma è soprattutto grazie al ruolo di Lelluccio Magliocca, figlio di Chanel, nella serie Gomorra, che Vincenzo Pirozzi ha conquistato il pubblico e la critica. Numero 4. Ivan Boragine. Ivan Boragine, invece, ha interpretato il personaggio di Michele Casillo nella celebre serie Gomorra, mentre in Mare Fuori interpreta il personaggio del poliziotto in questura, quando Filippo viene arrestato. In Gomorra ha un ruolo più di spicco Ivan Boragine, mentre in Mare Fuori ha un ruolo secondario. Numero 5. Agostino Chiumariello. Anche Agostino Chiumariello, che in Mare Fuori interpreta il ruolo della guardia Gennaro, è stato nei panni di Gaetano Sanni in Gomorra. Gaetano Sanni è un direttore di una grossa lavanderia con debiti verso le banche, che entra in società con Jenny Savastano. Prima di scoprire gli altri 3 attori di Mare Fuori che hanno recitato anche in Gomorra, ti facciamo una domanda. Vuoi essere sempre aggiornato sulle curiosità e retroscena delle tue serie TV preferite? Allora, non perderti i prossimi video sul canale Lussorich. Iscriviti ora e non te ne pentirai. E tra l'altro, abbiamo un regalo per te.
In descrizione troverai un link per avere gratis 30 giorni Prime Video. Numero 6. Carmen Pommella. In Mare Fuori interpreta il ruolo di Nunzia, mentre in Gomorra era la madre di Bruno, il personaggio interpretato da Antonio Orefice. In Gomorra la vediamo apparire durante il funerale di Danielino e quando riceve la busta da Bruno, contenente il telefono in cui c'è la registrazione che inchioda Ciro. Numero 7. Roberta Misticone. Roberta Misticone, che invece interpreta la madre di Nina nella serie Mare Fuori, la compagna di Carmine che mette al mondo la figlia del protagonista per poi essere uccisa, era stata la madre di Diego in Gomorra, un bambino orfano di padre al quale per errore un uomo di Jenny Savastano uccide il cane. Ah, mi raccomando, non ditelo a Pino. Numero 8 e ultimo attore, Domenico Cuomo. Nella serie Mare Fuori è Cardio Trap, ma anche Domenico Cuomo aveva già preso parte alla nota serie TV Gomorra, quando era ancora un ragazzino. Noi siamo rimasti abbastanza sorpresi a vedere Domenico Cuomo, perché inizialmente non ci eravamo accorti che era Cardio Trap. Nella terza stagione di Gomorra interpretava Cosimo, il nipote di Sangue Blu. Bene, siamo arrivati alla fine, grazie per aver guardato il nostro video sugli 8 attori di Mare Fuori che hanno recitato anche in Gomorra. Speriamo che vi sia piaciuto e che abbiate apprezzato il nostro lavoro di ricerca. Come abbiamo visto insieme, ci sono molti attori che hanno preso parte sia alla serie televisiva Mare Fuori che a Gomorra, il fortunato prodotto televisivo che ci ha fatto conoscere il sottobosco criminale napoletano in modo mai visto prima. Siamo felici di avervi mostrato questo lato dell'industria televisiva italiana, dove gli attori che interpretano personaggi diversi possono lavorare insieme in progetti differenti e dove il talento è sempre ben apprezzato. Prima di lasciarci, vi invitiamo a iscrivervi al canale, a lasciare un like e a commentare chiedendoci: avete notato qualche altro attore? Quali curiosità volete vedere nel prossimo video? Grazie ancora per averci seguito e ci vediamo alla prossima!